Chiamami Ismaele. Alcuni anni fa pensai di far vela qua e là per un po' e andarmene a vedere la parte acquea del mondo. Ismaele è un nome che viene dalla Bibbia e tutto risuona di testo sacro in Moby Dick. Siamo a metà dell'Ottocento e siamo in America, sulle coste dell'Atlantico, e il nostro protagonista sta andando a cercare una nave. È una cosa abbastanza usuale se siete dei marinai o se siete delle persone che hanno bisogno di tirar su qualche soldo. Ed è una cosa che si faceva allora e una cosa che in fondo si fa ancora oggi. Però quell'America prima dovete immaginarvela, perché è il momento in cui tutto esplode, in cui tutto cresce. La storia di Moby Dick è la storia di uomini, prima ancora che di una balena che dà il nome al libro. È la storia di una ricerca ed è la storia di una grande scommessa di avventura. Anzi, forse, prima di tutto, è la storia di un popolo che guarda alla natura come se fosse un possesso, un qualcosa di estremamente primigenio che gli appartiene. Bisogna capirli, gli americani, per riuscire a comprendere certi loro entusiasmi. Moby Dick serve anche a questo, serve a capire l'epopea di un popolo, anzi è l'epopea stessa di un popolo, è la scommessa di fronte a una natura primordiale che sembra solamente attenderli e che aspetta di essere conquistata. È proprio questo Moby Dick, prima ancora di essere una balena, rappresenta davvero tutta quanta la natura. Ma Ismaele non è il solo protagonista, anzi forse senza il capitano Ahab tutto questo avrebbe ben poco senso. Di lui che vi hanno detto, ditemi? Chiede prima di imbarcarsi. Non un granché, ho sentito soltanto dire che è un buon cacciatore di balene e un buon capitano per il suo equipaggio. Questo è vero, sì, ma devi scattare quando ti comanda. Spicciati, ringhia, ringhia e fila. Questa è la parola d'ordine del capitano Ahab. Continueremo a non sapere del capitano Ahab, che segnerà capitolo dopo capitolo la storia di questo incontro, di questa attesa nei confronti della natura e nei confronti di questa balena bianca che è l'ossessione di una vita e l'ossessione in realtà forse di un popolo stesso. Ecco sì, se c'è una cosa che spiega Ahab è la sfida assoluta contro la natura, e probabilmente in questo senso la Bibbia aiuta. È una scommessa che ha a che vedere col sacro, tutto questo. È la natura che riesce ad essere piegata dalla volontà umana. Anzi, forse potremmo metterci anche il punto di domanda: può o può permettersi la volontà umana di sfidare fino a quel punto la natura? Ed è questo che siamo chiamati a scoprire tutti assieme, ed è per questo che in qualche modo un libro così parla di noi. È un libro difficile, è un libro di avventure, certo, naturalmente, con personaggi scolpiti quasi nella roccia, ma è anche un libro di grandi riflessioni. È come un mondo intero. Non a caso gli americani lo chiamano The American Bible, la Bibbia americana, come se dovesse racchiudere il mondo intero, appunto. Ed è un po' così il tentativo che leggiamo tra le righe di questo libro. Melville fa esattamente questa operazione, riempie il libro di tutto, dell'avventura, della scommessa, del desiderio, della passione, della paura, della ricerca e anche della scienza. È pieno di capitoli che parlano di balene in maniera estremamente scientifica.